Era molto giovane quando l'ho fatto giocare io, è un tradizio che aveva delle qualità. Poi naturalmente col percorso di crescita che ha avuto il ragazzo sta crescendo ed è giusto che secondo me l'anno scorso ha fatto benissimo, è cresciuto moltissimo. L'ho anche incontrato col Picerno, quindi un giocatore di prospettiva. Struttura fisica, 1,90 m, forza, velocità, giocatore forte. Deve ancora migliorare un po' tecnicamente, ma nel contesto della Lega Pro secondo me ad Avellino può consacrarsi, insomma. Ma io credo che se è messo in un contesto giusto dove può crescere, sì, naturalmente non si può fare un campionato puntando solo su Antonio, perché comunque certo. Giovane, la piazza è pesante, è esigente e non ci sarebbe neanche il tempo di sbagliare per il ragazzo, invece probabilmente ancora qualche errore lo potrebbe fare ed è giusto che cresca magari insieme a Maniero, insieme ai giocatori bravi che ha l'Avellino. Certo. Però prospettivamente parlando è veramente un giocatore di qualità, è un giocatore che può far bene, secondo me, anche a ambire a categorie importanti, perché c'è struttura fisica, calcio moderno di oggi, c'è fisicità, c'è velocità.